Cari infermieri neolaureati, i nostri ospedali vi aspettano. Schiena Assicurazioni e Coraggio di Frida contro la violenza di genere. A2A e Madesimo insieme per un nuovo parco. Valtellina Veteran Car, un Natale rombante. E3, buon compleanno, spazio Giovane Ricircolo. Giovani e imprese si incontrano al Salone dell'Orientamento a Morbegno. Un saluto ai telespettatori e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Noi questi professionisti li stiamo aspettando con estremo interesse e con, proprio perché c'è una carenza endemica di questi professionisti. Aria di Natale e aria di festa stamane alla sede di Faedo Valtellino del corso di laurea in infermieristica dell'Università Bicocca. Per i 21 laureati, 12 a novembre, gli altri 9 discuteranno invece la tesi nella sessione primaverile nell'anno accademico 23-24. Una festa che ha visto insieme tutti gli iscritti, tanto le matricole all'inizio del proprio percorso formativo, quanto chi è pronto del tutto per entrare nel mondo del lavoro. Un ingresso, per la verità, che non rappresenta una novità per gli ex studenti, poiché per ogni annualità per loro, oltre alle lezioni teoriche e a partecipare alle esercitazioni didattiche nella sede del corso, è infatti previsto il tirocinio professionalizzante presso le strutture di ASST e nelle sedi convenzionate, ovvero le residenze sanitarie per disabili e anziani di Tirano, Morbegno e Sondrio. L'esperienza clinica, ospedaliera e territoriale è resa possibile grazie all'affiancamento alla guida degli infermieri assistenti di tirocinio, 126 in totale, che gli studenti hanno voluto ringraziare pubblicamente. Siete un punto di riferimento fondamentale, hanno detto. In apertura il direttore didattico Carmela Ongaro ha sottolineato l'importanza di una festa organizzata con gli studenti, che è anche un momento di incontro e confronto tra chi a diverso titolo sostiene il corso. Corso in infermieristica che la classifica Shanghai 2024 ha promosso tra i migliori al mondo. Il sindaco di Faedo Giordano Caprari ha evidenziato il ruolo rivestito dalla sede universitaria per il paese e per l'intera valle, ha annunciato i prossimi interventi sull'edificio per la nuova copertura e il miglioramento degli accessi. Non ha fatto mancare la propria presenza il direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Milano Bicocca, Giuseppe Carrà. La violenza di genere è un fenomeno trasversale che non conosce distinzioni di razza, ceto sociale o età. Il problema più profondo è che essa affonda le proprie radici in modelli culturali radicati, che ancora oggi tendono a giustificare comportamenti e battute sessiste. Questo fenomeno si manifesta sia nell'ambito domestico che in quello lavorativo. Per contrastare la violenza di genere, Schiena Generali e il Coraggio di Frida offrono ai dipendenti corsi di formazione specifici per prevenire e gestire situazioni a rischio. Abbiamo pensato che abbiamo anche un ruolo in più nel nostro lavoro, perché noi siamo vicini ai clienti, abbiamo 24.000 clienti in provincia che vengono nei nostri uffici o qualche volta andiamo addirittura nelle case dei clienti, per cui può capitare di cogliere dei segnali che qualcosa, diciamo, non torna, non è a posto, e quindi il sapere come comportarsi, sapere riconoscerli e cosa fare in questi casi, penso che sia qualcosa molto importante. Le statistiche mostrano una lieve diminuzione dei casi di violenza di genere rispetto al 2023, un dato incoraggiante che potrebbe essere attribuito all'intensificazione delle misure preventive previste dalla legge, in particolare l'aumento degli ammonimenti. Come questore sento il dovere di dire che la Polizia di Stato a livello nazionale e quindi anche a livello provinciale è in prima linea nella lotta contro questo fenomeno. Infatti la nostra missione è quella di proteggere queste donne, cercare di trovare così un rapporto di fiducia affinché queste possano essere protette e accompagnate nel loro percorso di rinascita e di protezione. Questi provvedimenti sembrano dimostrare la loro efficacia nel prevenire l'escalation della violenza, intervenendo precocemente per modificare comportamenti potenzialmente pericolosi. Grazie a una nuova convenzione siglata tra il comune di Madesimo e A2A, l'area Monte di Isola, sulla sponda destra del torrente Liro, si trasformerà in un nuovo parco turistico. Questo progetto nasce in concomitanza con i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico di Isolato, che prevedono l'asportazione di circa 50.000 metri cubi di sedimenti accumulati nel bacino.
Il materiale estratto dal bacino troverà una nuova vita nel parco, contribuendo alla creazione di un percorso ciclopedonale e all'implementazione di servizi come la fognatura e l'illuminazione pubblica. Questo intervento, del valore di quasi 700.000 euro, è perfettamente in linea con il piano di governo del territorio di Madesimo e rappresenta un esempio concreto di economia circolare e sostenibilità ambientale. Il ripristino della capacità originaria del bacino, oltre a migliorare la sicurezza dell'infrastruttura, aumenterà la flessibilità di produzione dell'impianto idroelettrico, garantendo una maggiore efficienza nella produzione di energia rinnovabile. I lavori saranno eseguiti in modo da minimizzare l'impatto ambientale e saranno realizzati in tempi rapidi, grazie alla vicinanza del materiale di scavo all'area di intervento. Inoltre, l'impianto idroelettrico continuerà a funzionare durante tutto l'intervento, garantendo la continuità della produzione energetica. Con questo progetto, A2A conferma il proprio impegno nella manutenzione e nell'efficientamento degli impianti idroelettrici, assicurando la loro affidabilità e la produzione di energia pulita per le generazioni future. Allo stesso tempo, il comune di Madesimo si dota di un nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini e dei turisti, contribuendo allo sviluppo turistico del territorio. Un augurio di Natale rivolto a tutti, proprio tutti gli amici del Valtellina Veteran Car, l'oramai noto club di motorismo d'epoca della provincia di Sondrio. Un appuntamento divenuto una piacevolissima abitudine e durante il quale è stato raccontato un 2024 ricco di eventi e che ha visto crescere il numero degli iscritti e presentato un 2025 pieno di appuntamenti e speranze. Al ristorante Al Crap di Tresivio, tantissimi gli ospiti, appartenenti al mondo del motorismo e delle istituzioni. Tutti accomunati dalla passione, dalla cultura e dall'amore per i motori d'epoca. Quest'anno è andato benissimo, quindi sono molto contento. Valtellina Veteran Car, da quando ci conosciamo, quindi da circa un annetto, posso dire che mi ha portato fortuna e spero soprattutto che mi porti fortuna anche l'anno prossimo nelle nuove avventure in GT. E quindi lo ringrazio e spero di continuare questa collaborazione. Un invito che oggi è stato molto con piacere, perché essendo con tutti questi amici qui e tanti motociclisti ci fa veramente piacere. Noi vi vogliamo coinvolgere anche per la nostra manifestazione da luglio, che non è più nelle valli bergamasche, ma coinvolgeremo anche la Valtellina, perché potremmo arrivare qui a fare la serata più la notte. Abbiamo raccontato cosa abbiamo fatto nel 2024, cosa andremo a fare nel 2025. Tante autorità e tanti club amici, vicini, erano presenti. Più di così non si potrebbe aspettare. Buon Natale a tutti! È diventato grande sia in attività che in vivacità. Le presenze annue sono giunte a 6.000 ingressi e l'offerta educativa e ricreativa si è arricchita di nuove proposte. Il Circolo Arci di Morbegno ha festeggiato il terzo compleanno dello spazio Giovane Ricircolo inaugurato nell'autunno del 2021. Un compleanno fin da subito particolare, perché è stato il festeggiato a far trovare a tutti gli invitati un pacchetto regalo con tanto di messaggio personalizzato da chi quotidianamente vive lo spazio. Grazie, Giovane. Giovane è un progetto in cui la nostra fondazione ha creduto veramente molto, è un progetto che ha visto nascere e crescere proprio come i ragazzi che lo compongono e che hanno organizzato. Un ambiente come questo, in cui i giovani possono veramente sperimentare, possono aggregarsi e possono trovarsi e ritrovarsi in sicurezza, anche ampliando le proprie capacità e la propria, diciamo così, le proprie competenze, è davvero una cosa molto positiva per tutta la nostra comunità. Spazio Giovane è un luogo di incontro tra persone, storie ed esperienze diverse che durante la festa di compleanno sono state raccontate direttamente dalla voce dei giovani volontari di Servizio Civile Universale, Camilla Terraneo, Elena Mattei e Riccardo Baldini, e dalla voce dei giovani che lo frequentano e animano. Anche quest'anno, oltre alla fruizione degli spazi, sono state ideate e realizzate attività e proposte qualificate, laboratori educativi, espressivi e creativi che hanno coinvolto più di 120 persone tra gli 11 e 34 anni, l'attività di promozione della lettura libri in circolo e il servizio di aiuto scolastico Viviamo la scuola, oltre 900 ore di volontariato all'anno da parte di giovani e adulti per sostenere bambini e ragazzi nella bella sfida dell'apprendere. Valore aggiunto per Spazio Giovane è ospitare il servizio Informa Giovani di Montagna, che accoglie annualmente più di 100 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni per attività
attività di orientamento al lavoro, formazione, università, volontariato e mobilità internazionale. Aperti i battenti ieri presso il polo fieristico di Morbegno, il Salone dell'Orientamento allo Studio e al Lavoro, un evento di fondamentale importanza dedicato agli studenti di terza media e alle loro famiglie. Organizzato da PF Valtellina, il Salone rappresenta un'occasione unica di confronto e informazione. I giovani hanno la possibilità di ascoltare direttamente dalla voce degli imprenditori storie di successo e percorsi professionali esemplari che possono fungere da stimolo e ispirazione per il loro futuro, ma anche confrontarsi con gli studenti e i professori degli istituti superiori della Valtellina per una scelta consapevole del loro percorso di studi. Scuola e lavoro sono due opportunità che vi faranno diventare cittadini migliori e potranno servire al proprio paese in maniera attiva. Io vi auguro di poter prendere in considerazione tutte le opportunità che oggi vi verranno proposte e l'augurio che vi lascio è quello di seguite le vostre passioni e individuate quello che vi piace fare, perché se lo farete col cuore verrà sicuramente bene. Buon lavoro a tutti e buona scelta. Al polo fieristico di Morbegno, fino a sabato, il confronto tra imprenditori e studenti proseguirà. Nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, le nuove generazioni possono trovare diverse prospettive professionali. Abbiamo finito, grazie per l'attenzione e naturalmente arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News.